Facciamo una pausa adesso dal calcio e parliamo di motori. Con chi lo facciamo? Con Romano Artioli, imprenditore italiano, ex proprietario della Bucati e della Lotus. Intanto, buongiorno e grazie di essere Buongiorno, qui. grazie a benvenuto. voi. Chi meglio di Grazie. lei anche per guardare al futuro e non solo, perché ieri su Sky 3D abbiamo presentato questa macchina che adesso ci aiuta lei anche a descrivere perché è così importante e così innovativa. Guardando quello che succede sul mercato dell'automobile e soprattutto guardando le città nostre, partendo da quelle europee che sono delle città storiche che hanno dei problemi molto seri di traffico, mi sono reso conto che bisognava fare qualche cosa. Nessuno si è mosso in questa direzione, allora siamo partiti noi, già dai tempi in cui avevo preso il controllo del gruppo Lotus. E mi ero reso conto che veramente bisognava fare un'inversione di tendenza, cioè le automobili sempre più grandi, avrebbero finito per bloccare e intasare completamente le strade. E questa è piccolissima. E questa invece è piccolissima perché, ecco, vede quelle macchine che si vedono lì ai Sì. lati, la Bugatti era larga 2 metri e la Lotus era larga, Lotus Elise larga 1,80 m. Invece il piccolo Volpe è largo semplicemente 1 metro, però c'è sempre 2 posti come le altre. Quindi siamo riusciti a concentrare i 2 posti in uno spazio veramente molto ristretto. Qui stiamo girando per Sky, eh. Eh sì, infatti, l'ho visto. Giusto per. Quindi, Quindi è vai. davvero un passo avanti, ma immediato, non stiamo parlando di Sì, futuro infatti. No, ancora non. la macchina è pronta ed è in 4 versioni sullo stesso telaio. Per cui abbiamo la macchina puramente elettrica che si chiama Globo, poi c'è quella invece elettrica ma con un generatore a bordo, sempre da 4 kW, quindi che può essere usata dai ragazzini di 14 anni, Con il patentino? col patentino, quindi diciamo, hanno l'alternativa allo scooterino, 2 ruote, eccetera, hanno l'alternativa della piccola automobile. E poi c'è la versione graffio invece per quelli che hanno la patente normale come voi e Dice che che è più. abbiamo di più di 16 anni noi, sì. Voi Forse sì. sicuramente potete guidare tranquillamente più veloci anche, eccetera. E poi c'è la versione guru che è 4 ruote motrici, quindi una piccola automobile che può arrampicarsi anche in condizioni di fondo stradale precario, anche se nevica, eccetera, eccetera. Quindi questa è la macchina ideale per quelli che Che la arriva vogliono, fino in insomma. studio, tra Tra l'altro, la l'altro, macchina. sì. Comunque, la firma dello stilista è prestigiosa perché è stata di Zagato. Eppure, detto questo, i prezzi comunque sono accessibili, nel senso comunque parliamo Sì. di una macchina che non cataloghiamo tra quelle, diciamo, di alta fascia come prezzi. No, i prezzi appunto ci tenevamo a fare un prodotto che fosse alla portata di tutti, per cui che ci fossero le varie categorie che tutti potessero accedere, perché se noi vogliamo veramente che diminuisca questo problema della polluzione atmosferica, se vogliamo che ci sia una maggiore agilità nel traffico e che sia più facile parcheggiare, bisogna ovviamente che ci siano diverse automobili con queste caratteristiche in giro. Noi abbiamo cominciato, poi ci saranno gli altri che ci seguiranno a ruota con qualche cosa di analogo per poter occupare meno spazio possibile e quindi rendere più facile la vita alla gente. Anche Perché l'abitacolo, sì, cioè, è abbastanza. confortevole. Ecco, Il non manca nulla, quasi. guidatore in questa macchina ha più spazio di quello che trova in un'automobile normale, perché in un'automobile normale noi siamo costretti tra le porte che sono piuttosto importanti, i braccioli, eccetera, eccetera, poi abbiamo la console che di solito si presenta piuttosto massiccia tra un sedile e l'altro, quindi alla fine il guidatore è costretto in uno spazio più piccolo di quello che invece ha a disposizione nel Volpe. E poi c'è il vantaggio col Volpe di poter scendere sia a destra che a sinistra. E questo non è un vantaggio da poco se noi teniamo conto che degli incidenti stradali che sono così frequenti in città, sono più frequenti in città che fuori, dove anche una disattenzione, qualche cosa, scendere dalla parte del traffico significa ah, Ma anche per un bene, parcheggio, anche se invece andiamo così più si sul scende. semplice, un Appunto. parcheggio magari che non puoi scendere dalla parte proprio del È guidatore, scendere quello, dall'altra parte può essere utile. il nome viene da qualche Dunque, è cosa veicoli particolare. originali, leggeri, privi emissioni. Cioè è un'automobile che è pulita, che è leggera, che è originale e quindi abbiamo
abbiamo scoperto che è anche l'acronimo della parola Volpe, esatto. Veicoli regionali leggeri privi emissioni. Entrerà in produzione, ricordiamolo ancora una volta? Quest'anno, perché entro i primi di luglio parte la produzione di serie. Sono state fatte le varie evoluzioni, dalla fase della costruzione dei prototipi, poi la function build, che è un'evoluzione dei prototipi. Adesso parte la preserie e l'inizio di luglio la produzione di serie. Che se ne parla tanto in generale nel mondo dell'automobile di innovazione, di attenzione all'ambiente, poi alla fine sul concreto nel mercato si fa fatica, no? Molta fatica, perché bisogna tenere conto di tante cose. Qui in questa macchina avevamo delle limitazioni di peso, perché questa categoria di automobili è l'unica che deve sottostare a delle limitazioni di peso. Non si sa perché, ma insomma, evidentemente i fabbricanti delle automobili tradizionali hanno deciso che questa deve pesare molto poco per impedire che possa avere tanti vantaggi in più rispetto alle automobili normali. Comunque siamo riusciti in questo peso così limitato a restare nel limite di peso dei 350 kg per il modello 4 kW e invece 400 kg per gli altri modelli. E in più siamo riusciti anche, perché ha una carrozzeria di acciaio stampato, siamo riusciti a superare le prove di crash, che non sono assolutamente alla portata di questo tipo di automobili. Noi ci siamo riusciti perché la nostra carrozzeria è in acciaio, il telaio è in acciaio, e quindi anche la forma della carrozzeria è quel classico guscio di tartaruga che ha una resistenza eccezionale, quindi pamf, l'abbiamo fatto. E le prestazioni come sono? Come? Le prestazioni? Le prestazioni, allora, quello da 4 kg deve sottostare alle limitazioni di velocità che sono di 48 km all'ora per codice stradale. E quella invece da 8 kW supera i 100 all'ora, e poi abbiamo quello da 12 kW che supera abbondantemente i 100 all'ora, ma soprattutto fa addirittura delle salite del 40%. Grazie. Grazie, grazie per essere stato qui con noi. È stato un grande piacere, comunque sono a vostra disposizione quando c'è qualcosa grazie. che riguarda Volpe, sempre, sempre molto volentieri. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie.